Buonasera signore e signori e benvenuti alla serata speciale del progetto Calcio Storia. Storie di integrazione dal profondo del calcio, progettato e ispirato dalla storia di Erpa Weiss raccontata da Matteo Marani. Raccolte indifferenziate, da Sassuolo e dintorni, raccolte di storie non indifferenti. Le classi seconda B e seconda D dell'Ity Svolta di Sassuolo, in provincia di Modena, ci accompagneranno in un interessante viaggio tra disabilità, razzismo, musica, sport e passione. I nostri inviati si sono recati presso la sede del Sassuolo Calcio per intervistare alcuni calciatori in merito ad un presunto episodio di razzismo avvenuto durante il Trofeo Team 2013 svoltosi a Sassuolo. Ecco a voi il servizio di Andrea, Matteo, Fabio e Gabriele. Sassuolo, come vi hanno accolto? Cioè, meglio peggio che nelle altre città in questi stati? Proprio come città. No, ci hanno accolto bene, ci hanno accolto bene, infatti si stiamo tutti bene qua, è una città molto tranquilla, anche se la città è molto seria, stiamo bene qua, come si è visto anche come abbiamo fatto, che abbiamo fatto un gran campionato. Vi è mai capitato di aver partecipato ad episodi di razzismo in campo negli spogliatoi? No, mai successo, mai successo questo. Nella Serie A, secondo voi, perché stanno utilizzando dei mezzi buoni, la Serie A, la Lega Serie A contro il razzismo e la UEFA? Sì, penso di sì, che secondo Per me combatterlo proprio sì, contro il razzismo, secondo esatto. me stanno facendo bene, ma è giusto che vanno queste cose perché vedi queste cose capitano sempre di meno, Sì, diciamo. ma cioè, in Italia capitano spesso degli episodi di razzismo nelle partite, anche nelle città in cui voi giocavate all'estero, nelle vostre città natali, Da succedevano all'estero degli noi episodi no, da di razzismo? noi io dove, perché io poi ho vissuto là, da casa mia ho vissuto poco, però mai è stata questa cosa, cioè non abbiamo mai vissuto questa cosa. Nonostante che il Sassuolo sia una squadra composta da molti italiani, vi siete integrati bene? Sì, molto bene, non abbiamo avuto nessuna difficoltà, forse magari anche un po' meglio, cioè forse era meglio che sono tanti italiani così. Parli magari anche più italiano, parli Sì. spesso italiano, capito? Sì. Non parli magari, non parli una lingua diversa, però bene, ci hanno accolto bene. Secondo voi ci sono solo in Italia dei problemi sul razzismo, per il razzismo o anche No, in altri paesi? non so, ma penso che possiamo dire che è capitato già da qualche altra parte sicuramente, Sì. però speriamo che queste cose saranno sempre di meno, perché alla fine noi siamo tutti uguali, non c'entra da dove vieni. O chi sei o cosa fai, l'importante è quello che sei tu, quello che hai dentro, no? Quello che ti puoi trasmettere le cose buone, diciamo, agli altri. Sì.